Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su 60 Seconds, 60 secondi, un gioco che probabilmente la maggior parte di voi avranno già visto da altri youtuber, avranno visto delle intere serie di decine e decine di puntate. Quello che voglio fare, per completezza, è di mostrarvelo. Non sarà un let's play, ma sarà una sorta di introduzione al gioco. Vi mostrerò, per chi non lo conoscesse, di che cosa si tratta. È un gioco famosissimo, uscito già da parecchi mesi, credo. Allora, prima di tutto mi scuso per l'altalenante qualità dell'audio di questi video, nel senso che ho già preparato parecchi video nelle settimane scorse, perché prevedevo appunto che a dicembre avrei avuto poco tempo per registrare, quindi questo è registrato con il microfono Yeti che mi avete convinto a tenere. Altri video che troverete durante la settimana, durante le prossime settimane, saranno ancora in audio vecchio con le cuffie e il microfono. Comunque, bando alle ciance, iniziamo. Premetto, io sono abbastanza un cane in questo gioco e non ce la faccio quasi mai a finire la casa. Allora, vi spiego. La casa si chiama 60 secondi perché avremo 20 secondi all'inizio, difficoltà facile, di fare un sopralluogo alla casa, vedere gli oggetti che ci sono. Poi partirà un minuto in cui noi potremo raccogliere tutti gli oggetti che troviamo, quelli che riusciamo a prendere, e poi buttarci nello shelter e salvarci. Adesso iniziamo, diamo un'occhiata alla casa. Io vorrei iniziare a prendere le persone, perché quelle occupano molto spazio e sentirete un click forsennato. Allora, iniziamo. Allora, si potrebbe iniziare a prendere questi quattro, poi la cartina qua dentro. Allora, in questa stanza c'è solo la cartina più... allora, prendi lei... C'è la figlia, il figlio e la moglie. Allora, sì, poi è anche fastidiosissimo il fatto di... Ok, prendiamo la maschera, prendiamo lei. Prendiamo basta, perché siamo pieni, e andiamo, li buttiamo dentro. Dopodiché, veniamo qua, prendiamo la radio, che è assolutamente importantissima. Uno, due, e dell'acqua e del cibo ancora. Ok, perfetto, butta giù. Butta giù. Poi, fucile. Scacchi, cibo. La cartina, merda. Merda, siamo pieni perché il fucile occupa due. Iniziamo a prendere Timmy. Timmy, il nostro figliolo. Poi, due d'acqua. Uno, due. Manca la moglie, manca la moglie, manca la moglie e la cartina. Andiamo, 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 andiamo. La cartina è importantissima. La moglie dov'è? È qui. Moglie, vieni. Siamo pieni, non ce la facciamo più a prendere nulla. Forse in cucina qualcosa. Dell'acqua ancora, del cibo, non lo so. No, ci mettiamo in salvo. Vai, la zona questa è salva, ci buttiamo giù. Abbiamo salvato tutta la famiglia, non abbiamo un cazzo di cibo. Non abbiamo manco la maschera antigas, penso, se non mi ricordo solo paesa. Comunque, il gioco, una volta finita questa parte, si svolge così. Si svolge giorno per giorno con del testo. Un diario dove noi possiamo andare a leggere quello che succede e decidere. No, ho preso anche la maschera, ho preso un lucchetto, il fucile, la radio, la torcia, una dama. Abbiamo 6 zuppe e 4 d'acqua. No, non è andata neanche malissimo comunque. Il primo giorno ci spiega un pochino quello che funziona, andiamo avanti, possiamo dargli da mangiare, ma al momento io direi che nessuno di noi ha fame, quindi andiamo avanti e passiamo il giorno dopo. Lo scopo del gioco è sopravvivere fino a quando ci salveranno, potrebbe succedere presto come tardi. Allora, il discorso è che vedete, cambiano le immagini, e si ammaleranno e moriranno anche i nostri personaggi. Comunque... al momento non usciamo. Qua sarebbe da leggere tutto. Io cerco di andare così di corsa. Magari li facciamo bere. Vedete che consuma una parte di acqua. Al momento razioniamo l'acqua. Allora, ok, potrebbe farci ammalare se usciamo in queste condizioni, cioè fuori è molto, molto... Allora, rischia la sua vita fuori, Dolores sembra messa bene. Ok, pieno di ottimismo e pieno di vita, quindi possiamo mandare Timmy fuori. Allora,
Ah, una buca nel muro ha rivelato. C'è un mattone nel muro, ha rivelato una buca. Dobbiamo investigare, sì. E poi passa e ci dice le conseguenze della nostra azione. Sento dei rumori di radiazioni, ma non capisco cosa è successo. Vediamo subito. Ok. Abbiamo trovato un topo morto. Probabilmente era radioattivo. Abbiamo guadagnato qualcosa in cibo, forse. Niente. Abbiamo recuperato del cibo, appunto. Quindi oggi mangiano tutti. Lui va fuori oggi. L'avevamo già messo in preallarme il giorno scorso. Esce, non c'è, chissà per quanto e chissà se tornerà a casa. Non mangiano, direi di no. Usiamo la radio e vediamo se si riesce a sentire qualche comunicazione dall'esterno. Non so, le forze dell'ordine, l'esercito ci darà magari qualche informazione. Comunque, accendiamo la radio per ascoltare della musica. Mary Jane ha molta sete. E anche lei. Vediamo un po' cosa diceva di Ted. Ok, hanno tutti sete, quindi se no dice che non dureranno ancora a lungo. Vediamo che cosa succede adesso. Magari se sentiamo il rumore di una porta significa che Timmy è tornato, ma non sappiamo se mai tornerà. Scritto molto bene, io spero lo traducano in italiano. Pare che sia in lavorazione una traduzione perché qua spiega veramente nel dettaglio quello che succede, anche in conseguenza, soprattutto in conseguenza delle nostre azioni. Quindi si stanno facendo delle domande, ora hanno accantonato queste domande. Si è fermata la nostra ventola di aerazione. Dobbiamo fissarla prima di soffocare. Usiamo la torcia e vediamo che cosa riusciamo a sistemare. Non sento ancora la porta, non sento ancora il ritorno di Timmy. Si è fatto malissimo. Che cazzo è successo? Cosa lo bloccava? Ah, un insetto mutante. Vabbè. È ferito, lo curiamo subito. Riusciamo a curarlo. Avevamo preso il. Non mangiate oggi. Penso che l'abbiamo curato. Ci stanno attaccando le scorte. E questi roditori mutanti. Usiamo il fucile. Abbiamo anche 5 proiettili. Li vediamo lì nell'immagine. E vediamo che il fucile è rotto. Non so dove cavolo ha sparato. Gli è tornato indietro il proiettile. Sembra il fucile dei cartoni animati, insomma. Ok, abbiamo perso un fucile. Siamo le nostre taniche di cibo, le nostre lattine di cibo sono salve. Dolores deve bere dell'acqua. Dolores, bevi dell'acqua. Timmy è morto. Cioè, a sto punto è fuori da quanto? 3 giorni? 4 giorni? Dimmi che torni, dai, Timmy. Portaci qualcosa. Abbiamo smesso di litigare. Ted sembra di avere un piede nella fossa. Deve bere. Ah, Ted bevi? Ma bevete tutti? Anzi, guarda, mi sento generoso. Mangiate anche tutti e rimettetevi tutti in forza perché Ted spia fuori proprio male. Tutto ferito, speriamo che gli passi. Ecco, è tornato! È tornato Timmy. Non ha propriamente un bel aspetto, però. Andiamo a vedere. Ok. Timmy. Eravamo così preoccupati per Timmy. Ha portato 2 di cibo, 1 d'acqua, 1 di. Pronto soccorso, una scatoletta così. Timmy. Si sente malato, è molto stanco. Timmy, riusciamo a usarne una sola? Sì, direi Timmy. No, no. Magari Ted salviamo, dato che per finire il gioco penso che ci serva lui. Possiamo far uscire.
Dolores. Usiamo anche la radio a nostro rischio e pericolo. So che se si rompe la radio sono cazzi. Oh, c'è un segnale di soccorso. Vediamo un po' cosa dicono. Il governo ha fatto un broadcast radio per restare sopravvissuti. Saranno fuori di qui presto. Ok, Ted è a posto. Possiamo curare Timmy, ma non abbiamo. Timmy ha fame, mangia. Speriamo che l'acqua ci basti. Mandiamo Dolores fuori, che magari se schiatta è una bocca in meno da sfamare. Esce, attendiamo. Abbiamo anche la fortuna che la radio non sia ancora rotta, quindi Timmy ha fame ancora. Bevi anche qualcosina. Tu, vabbè, bevi, va. Tanto. Un gruppo di dottori ha bussato richiedendo delle scorte. No, non li aiutiamo. Siamo messi malissimo noi, quindi non ci possiamo permettere sbagli. Giorno 13. Non vi preoccupate perché i giorni, se non conoscete il gioco, possono arrivare anche a 80-90. Cioè, non dipende quando riuscirete a salvarvi. Ted mi preoccupa un po'. Bevi, che è più importante bere che mangiare. Abbiamo sentito fuori qualcosa che ha buttato qualcosa con un elicottero. Usciamo con la maschera. Abbiamo perso la maschera. Ok, è caduta una cassa. Non era esattamente vicino. Più due acqua, più due cibo. Perfetto, ragazzi. Piatto ricco. Mangiate tutti. Allora, abbiamo sentito un bussare tranquillo alla nostra porta. Non c'era nessuno intorno. Indaghiamo, vediamo cosa succede. 15° giorno, la barba di Ted aumenta. Vediamo cosa è successo. Tanto alla fine noi possiamo leggerlo, è molto interessante. Se no, possiamo andare semplicemente avanti e vedere che cosa è successo. Però sarebbe anche carino sapere. Vediamo se qualcuno ha sete. Acqua per Timmy. Vi do un po' d'acqua a tutti, va. Sperando che torni Dolores. Sì, vabbè, fanno i disegnini. Giorno 16, è tornata Dolores. Vediamo che cosa è successo. Dolores è una zombie. Ah, ho trovato un fucile. Ho visto un fucile dietro intero. Ho trovato anche una guida delle giovani marmotte. Più due cibo, più due acqua. Una guida delle giovani marmotte, che è molto utile. E uno di veleno di anti-insetti. Vabbè, il disegnino qui. Lei non riusciamo a curarla. Mi spiace. Gli do giusto un po' d'acqua, ma non ma basta. Hanno bussato, hanno suonato fuori. Ted, vai tu che sei depresso. Almeno vedi qualcuno. Hai una moglie zombie, quindi esci. Guarda cosa succede. Lei spia fuori veramente malissimo. La stanno abbandonando. Io non la alimento più perché non, ormai è persa. Mary Jane è messa molto bene. Usiamo la radio assolutamente per sentire qualcosa che magari ci viene detto. Abbiamo magari una chiamata radio. Infatti, come avevo previsto, Dolores ci ha lasciati. Bevetene tutti. Ok, vai Mary Jane, vai fuori. Adesso io non vorrei dilungarmi troppo perché alla fine dovrebbe durare ancora moltissimo il gioco. Ted is fine, stiamo tutti bene. Timmy mangia qualcosina, tanto cibo ne abbiamo. Ci sono dei... Allora, abbiamo probabilmente spaventato dei ratti. Poi usiamo la guida delle giovani marmotte. Vediamo che cosa può succedere. Qualcuno qui tossisce. Survivalist. Che è successo? Qua inizia... io spero che non sia Ted a disegnare, se no inizia da fuori di testa. Quindi... No, non mangia nessuno oggi. Non abbiamo più niente con cui giocare.
Non abbiamo delle carte, perché io salto, però probabilmente queste cose sono dovute a richieste, magari dall'esterno. Abbiamo mandato forse fuori Timmy. E vabbè, allora. Don't panic. Allora, qua ci dico, respira in modo calmo. 1, 2, 3. È meglio, non spaventarti, non spaventarti. Abbiamo bisogno di aprire la porta. Questo istante we are all going to die. Open the door. Stiamo per morire tutti, stiamo per morire tutti. Apro la porta. Fine del gioco, magari. Giorno 22, vediamo cosa succede. Sì, stiamo andando fuori di matto. Incredibile. No, 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 mangia, mangia, mangia. Ok, no, è una pazzia quella che stava dicendo Ted, purtroppo, e io ci sono cascato in pieno. Cosa sta succedendo? Ti prego, mangia, mangia, non impazzire, ti prego. Allora, sentito. Find out. Abbiamo trovato. Sembra di aver scoperto qualcosa dietro la porta, ma non vorrei fosse pazzia ancora. Ci preoccupa tutti. Ascolta, mangia, continua a mangiare, ti prego. E non dar fuori di testa. Inizia a fare i disegnini sul diario. Quindi direi che. È tornato qualcuno, però. È tornata lei, che è messa malissimo. Lui non ha trovato neanche medicinali, quindi ha trovato uno d'acqua, quindi è uno schifo. Te la bevi. Brava. Possiamo far uscire Ted. Però è pazzo. Mary Jane non ha detto una parola oggi. Ok, verifichiamo che cosa è successo. Vediamo se ci parla. È un po' incazzata, anche non spia fuori bene nemmeno lei. È abbastanza affamata, mangia e bevi, anche tu mangia e bevi, ti prego. Vai fuori tu, Ted. Non so cosa possa succedere a mandare fuori uno in queste condizioni, ma vabbè, vediamo. Tanto lei sembra sempre più magra. Bevi e mangia. Allora. Ci stanno chiedendo di scambiare. Scambiamo la scacchiera, che tanto ormai giocare con dei pazzi. Ci hanno presi per il culo? Ho sentito delle risate, quindi probabilmente. Sì, diciamo. Asshole, quindi direi che. Non ci hanno dato nulla, ci hanno fregato. Ci hanno fregato la scacchiera, non ci hanno dato niente. Pirla io, ma è il bello del gioco, l'incognita. Aspettiamo il ritorno di Ted prima di chiudere il video. Mangia e bevi. Boh, accettiamo senza stare a leggere, vediamo cosa succede. Giorno 30. Lei non sta affatto bene. Vediamo cosa abbiamo accettato. Se ci porta dei vantaggi. No, boh. Era su indagare qualcosa puramente a livello di storia. Infatti è da leggere. Quando lo tradurranno in italiano, poi sarà la fine. Perché Ted è tornato ed è pazzo e anche stanco. Quindi è sempre più pericoloso. Vi ricordo che c'è un fucile con munizioni. Più due d'acqua. 1, 2, 1, 2, vi potete permettere tutto. Timmy, io non ho ben capito cosa è successo. Nessuno può uscire. Stanno tutti malissimo. E il gioco potrebbe finire a brevissimo. Sì. Ted ha fame. E mangia poi anche tu. No, possiamo mandare qualcuno fuori per la spedizione. Comunque, direi che adesso non stiamo affatto bene. Sempre peggio. Timmy, non so, l'abbiamo scambiato per qualcosa? Per un manuale del giovane marmotte? Vabbè, vediamo. Beviamo. Nessuno può uscire. Nessuno. Siamo messi tutti male. Quindi o ci buttano giù la porta, ci salvano o ci uccidono. O il gioco finisce in brevissimo. Comunque adesso aspettiamo. Non mangia nessuno. Ormai è la fine.
Non ci chiamano nemmeno più alla radio. Non abbiamo una radio fortunatamente funzionante, ma non chiama nessuno. Poi penso cambi da partita a partita la frequenza con cui l'esercito chiami le radio. Non c'è nessuno ancora che può uscire. Lei inizia a saltare sulla sedia, fantastico. I disegni sono fatti veramente molto bene. No, non mangia nessuno, tanto siamo morti. C'è qualcuno che vuole entrare, vediamo qualcuno sull'uscio, vediamo cosa succede. Merda. 2 di cibo, abbiamo recuperato, abbiamo perso la cartina, abbiamo perso la torcia, lui diventa malato, non abbiamo più una mazza, quindi a sto punto direi che la partita è bella che è finita. Possiamo forse mandare fuori qualcuno, ci offrono uno scambio, ci offrono 4 d'acqua in cambio della radio, non mi interessa. Offrono acqua, non ci interessa assolutamente nulla. Qualcuno sarà poi anche morto. No, direi che è la fine, è la fine. Ted sta bene, dicono, ma in realtà, secondo me, non sta bene nessuno. Manda poi lei fuori e vediamo cosa succede, insomma. Non so che cosa possa accadere. Peggio di così. Vabbè, l'acqua la centelliniamo adesso. La zuppa ne abbiamo ancora parecchia. Giorno 40. Last man standing. Mi sa che non tornerà più. Se ho vinto con l'obiettivo, probabilmente è morta. E a sto punto speriamo davvero che chiami l'esercito con la radio e che ci metta in salvo, perché io veramente non so. Adesso lo faccio mangiare, lo faccio bere ogni tanto, ma siamo ormai giunti al termine. No, è tornata lei. Sta un po' meglio di prima, cioè non salta più perlomeno sulla sedia. Ricerca futile, non mangi per questo, nessuno va fuori, perché... Beh, ma a sto punto avete lì 5 proiettili. Siete messi così male. Ragazzi, ha bisogno d'acqua. Ci serve un pronto soccorso. Una banda di persone vestite di un grembiule verde ci chiede qualcosa. Io ho accettato. Non succede nulla. Ah no, abbiamo vinto quello. Lo curiamo subito. Insieme mangi e bevi perché è importante. Nessuno può uscire, nessuno è in condizione di uscire. Beh, usiamo questa, eh? Vediamo cosa succede, che magari guariamo da... Beh, non ha più la bava fosforescente alla bocca. Mangia. Lei la potremmo anche sacrificare, a dire la verità, perché questa partita non finisce più, davvero. L'acqua è finita ormai. Non c'è più modo di... Usciamo col fucile, pare. Ho sentito un colpo di fucile, quindi vediamo cosa è successo. Avete fame, mangiate, tanto cibo ne abbiamo, nessuno è in condizione di uscire, non abbiamo neanche l'accetta, l'abbiamo rotta. Stiamo tornando pazzi come prima, lei adesso è di un colore molto acceso, salute mentale è molto bassa, l'acqua è finita, quindi direi che non ci resta molto. Se non ci chiamano la radio e non ci mettono in salvo, lei... Non so dove sia andata, ma probabilmente... Vabbè, è uscita per prendere dell'acqua, però non è più tornata. Nessuno può uscire a cercarla.
Offrono la torcia per il manuale del giorno di marmotte. Offrono. No, non siamo ancora così disperati. Abbiamo la fortuna di avere la radio, ce la teniamo. Giorno 50, speriamo bene. Ted sta bene. Mangia, come al solito. L'ultima d'acqua ce la teniamo proprio in casi estremi. Però credo che finita l'acqua, una volta finita l'acqua, berrà il veleno. Buona. Ha veramente molta sete, bevi, andiamo avanti. Non so cosa sto accettando, però lo facciamo. The Dark Side. Non so cosa sia successo, ma abbiamo vinto 4 d'acqua, abbiamo probabilmente fatto qualcosa di ignobile. Andiamo avanti. No! Avevamo l'insetticida, non l'ho usato, quindi probabilmente adesso saremo. No, non vedo insetti strani. Bevi, bevi, bevi e mangia finché puoi, finché sei da solo, finché I want cake. Vabbè, vuole una torta. Vabbè, chi se ne frega. Day 54. Diventa sempre, sempre più difficile. Mangia. No, andiamo avanti. Molto, molto bene. No, mangia soltanto, ci teniamo l'acqua. No, nessuno può uscire, usiamo questo. Speriamo di riuscire a fare qualcosa, perché giorno 56. Basta, vogliamo andarcene. Abbiamo vinto una torcia. Bevi un po' stavolta. Nessuno può uscire ancora. Ci chiedono acqua in cambio di, in cambio di, in cambio di. Non ci interessano l'acqua perché ne abbiamo ancora. Radio, forse? Sento rumori di trasmissione radio, quindi magari abbiamo qualche news. No. Non si. Finito! È finito! Siamo morti? No, cos'è successo? Ok, non c'è, non ci sono raggi del sole, non c'è cielo, non è pessimismo, non ha resistito alla pazzia. Ok, è morto, niente, peccato, peccato insomma, lo sapevamo che sarebbe finita così. Sì, diciamo che è andato fuori di testa ed è morto. Se n'è probabilmente andato chissà dove. Ragazzi, questo era 60 Seconds. Fatemi sapere che cosa ne pensate se non lo conoscevate. Se invece lo conoscevate, vabbè, spero che vi siate divertiti. Ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ciao ciao!